Idea Web con Paolo Borello, direttore sportivo LPM Bammondoi. Siamo presso la sede della Banca Alpi Marittime di Ibreo per la presentazione di Marco Gazzotti, nuovo allenatore della LPM. Paolo, prima di tutto, com'è nata e come è cresciuta la trattativa con Marco? Che persona avete trovato? Ma nel senso che nel momento in cui ci siamo trovati nel pensare a un nuovo allenatore per la stagione successiva, sicuramente ci siamo concentrati su alcuni prospetti e Marco sicuramente è quello che ci ha dato così maggior empatia e maggior sicurezza, sia per l'esperienza sia per la qualità che ha dimostrato nel far crescere i giovani a Martignacco, dove ricordo sono passate tantissime giocatrici che poi sono approdate in A1, Giulia Gennari, alcune sono venute a Mondovì, da Molinaro, De Nardi, per cui voglio dire sicuramente nel tempo ha dimostrato soprattutto la sua capacità di valorizzare i giocatori e quindi abbiamo scelto insieme, abbiamo con lui scelto di fare questa strada insieme che sicuramente porterà valore alla nostra società. Sicuramente si tratta di un allenatore più esperto, diciamo, rispetto alle ultime scelte più giovani come erano Delmati e Solforati, un aspetto che avete tenuto anche in considerazione? Ma io credo che essere giovani è un valore che sicuramente tutti cercano in qualsiasi cosa, ma in realtà poi quello che conta nella vita soprattutto è la competenza e la preparazione, quindi l'esperienza è altrettanto un valore importante perché è un bagaglio che ti porti dietro con anni e anni e tantissime ore di lavoro, e sicuramente Marco in questo senso ha cavalcato scenari importanti di pallavolo di A1, di A2, parentesi anche maschili, per cui credo che sia tanto valore per noi. Sappiamo, come già ci hai anticipato, che non ci svelerà i nomi di mercato, però in linea di massimo come sta andando la creazione dell'organico per l'anno prossimo? Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto finora, credo che stiamo allestendo una squadra competitiva, siamo molto soddisfatti e mancano ancora qualche tassello, ma sicuramente abbiamo una squadra che avrà le carte in regola per giocarsela con tutti. Grazie mille. Grazie a voi.